Bentornati sul canale di Enemy del Mondo, io sono Alex e come tutti i video, questo è il canale che fa per voi perché siete creativi e voi che siete creativi mi avete richiesto in uno dei sondaggi che ho messo sulla community di così dirmi qual era il video che vi potesse interessare di più, se sulla resina, se sulla gomma siliconica, se su altri argomenti e appunto di specificarmi quali argomenti. Uno sugli altri che ha vinto di più, un buon 42%, è stato quello sulla resina epossidica. E oggi vi faccio vedere come si può realizzare questo. Come preannunciavo dal video di Natale, dove vi ho fatto gli auguri, e anzi, insomma, giusto perché siamo qua, buon anno, perché è il primo video dell'anno. E quest'anno ci saranno molte più cose creative sul canale, molte più cose da costruire insieme, da realizzare insieme. Io farò le mie, ma voi continuate a scrivermi quelle che volete vedere realizzato. Possiamo farlo insieme. Questo è un video abbastanza particolare perché è un tutorial, ma veramente lungo secondo me, perché insomma bisogna fare e determinare determinati passaggi, scusate il gioco di parole, perché con la resina epossidica bisogna avere dei tempi un po' più lunghi che con la resina UV. Quindi adesso passiamo al tavolo e vi faccio vedere passo dopo passo come abbiamo realizzato questa. Partiamo dal materiale che ci serve, questa è la resina trasparente A più B. Poi ci serviranno dei bicchierini per miscelare la resina, degli attrezzi, giusto per mischiare o fare altro, e lo stampo. In questo caso io ho scelto questo stampo confezionato, non l'ho fatto io. Ci serve anche una bilancia di precisione. Ma soprattutto la sicurezza, occhiali, mascherina e guanti in nitrile. Cominciamo prendendo il nostro bilancino e prendiamo anche la nostra resina. Vi ricordo, A più B, questa resina è una 50-50, o meglio, one-to-one. Mi raccomando, cliccate la tara sulla bilancia e iniziamo col componente A. In questo caso io ne metterò circa 6 grammi. Facciamo di nuovo la tara e mettiamo altri 6 grammi del componente B. Vi ricordo che questa resina ha un pot life abbastanza lungo, quindi potete lavorarla con tranquillità e con pazienza. Misceliamo la nostra resina, io ovviamente velocizzo e vado anche veloce a mischiare perché voglio che si creino delle bolle. Tanti non le vogliono, io in questo caso voglio che si creino delle bolle. E versiamo la nostra resina nello stampo, sempre con molta delicatezza. Io ho voluto creare delle bolle proprio perché voglio che si creino delle bolle all'interno del manufatto, ma cospargiamo il nostro stampo con la resina e mettiamoci a sbattere un po' sul tavolo o addirittura a muovere lo stampo in modo tale che tutta la resina tocchi tutti i lati. Ora prendiamo le nostre lettere fatte con la resina UV, in questo caso andate a vedere il video della resina UV che ho già postato prima delle feste natalizie e le appoggiamo nella nostra resina
ancora non asciutta. In questo modo potremo posizionarle anche con uno stuzzicadenti dove meglio crediamo. E ora un tocco di artistico e scelgo tre colori di brillantini. E in questo caso le lettere posizionate al contrario, perché voglio che la parte trasparente sia quella frontale, mentre dietro andrò a mettere dei brillantini in modo da far risaltare anche le lettere. Mi raccomando, la pulizia, pulizia sul tavolo che si lavora meglio. Prendiamo anche un contenitore qualsiasi degli stuzzicadenti, giusto per dare spessore e dare aria allo stampo. Perché metto questo contenitore? Semplicemente per non far prendere polvere nella durata di asciugatura della nostra resina. Passate 24 ore, andiamo a togliere il nostro coperchio, smandruppiamo tutto il nostro tavolo, perché gli stuzzicadenti in questo caso non servono a niente, servivano solo per dare aria comunque alla resina. E adesso andiamo avanti con il nostro lavoro. Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, ma colorando la nostra resina. Quindi il componente A. Più il componente B, ricordatevi sempre di fare la tara. E vado a scegliermi un colore che mi aggrada. In questo caso userò il blu, ma solo una goccia per dare una tinteggiatura azzurrognola a tutta la resina. Mischiamo la nostra resina, io come vedete velocizzo il video, ma comunque voglio sempre che ci siano delle bolle, e versiamola nello stampo che ormai sarà asciutto dopo 24 ore e quindi farà da strato, da base per la nostra resina azzurra. E per non perdere nemmeno una goccia vado a raschiare anche il fondo del bicchierino. E ora altre 24 ore. Bene, possiamo sfornare il nostro manufatto. Andiamolo a staccare, si staccherà in modo molto molto semplice, perché silicone e resina non vanno d'accordo e quindi si staccherà molto facilmente il nostro pezzo. E come vedete, ecco qua il nostro esagono, la nostra piastrella fatta con la resina. Da una parte ovviamente sarà completamente trasparente, prenderà anche l'azzurro di quello che abbiamo messo dopo, ma da sopra e dai lati potrete vedere che ci sono gli stacchi tra azzurro e trasparente. A me questa è una cosa che piace tantissimo, avere questo stacco mi piace veramente un sacco. E ora passiamo al nostro scrigno. Ho preso una scatoletta di cartoncino, sapete, quella per fare i regali, ecco, una cosa del genere. Vado a cercare il centro del coperchio in questo caso, per riuscire a inserire poi il nostro manufatto. Col righello giallo forse è meglio, è che si vede un po' meglio. Vado a trovarmi il centro dall'interno. E traccio una linea.
una linea abbastanza casuale, se volete, ma abbastanza decentrata rispetto al centro, proprio perché il manufatto deve stare al centro. Quindi se abbiamo trovato un centro, spostiamoci un po' più in su e poi mettiamo il nostro pezzo per avere il limite opposto. Si può fare a caso, potete farlo calcolando, potete fare un po' come vi pare, insomma, come più vi aggrada. Vado a forare con un taglierino di precisione la nostra scatoletta, vado a farmi anche i segni sopra per avere un riferimento migliore, tanto è un pezzo che andrà tolto perché andrà incastrata la nostra piastrella. Io la chiamo piastrella, ma perché mi piace come nome, piastrella mi piace. E vado a togliere quello che è in eccesso per riuscire a infilare la nostra piastrella all'interno di questo coperchio. Visto che mi sembra troppo esterna, voglio migliorare la cosa e farla andare ancora più in fondo. In questo modo, tra l'altro, la scatola non sarà neanche poi tanto sbilanciata, perché la resina ha il suo bel peso. Perfetta! Sgombriamo il tavolo, sempre tavolo pulito, prendiamo la colla a caldo e fissiamo dall'interno la nostra piastrella al coperchio della scatola, del nostro scrigno. Delle piccole luci LED trovate nel periodo natalizio a batteria, sono ottime, le vado a inserire, o meglio ad incollare all'interno della scatola, facendole aderire il più possibile alla parte interna della resina. Si possono tranquillamente incollare con la colla a caldo, non c'è nessun problema. Una volta messe quelle al centro, faccio girare tutta la striscia di LED, in questo caso non sono tanti, sono 30-40 cm di striscia LED, mini LED esattamente. La vado a incollare tutta intorno, in questo modo tutta la luce sarà concentrata sulla parte interna della resina, quella che poi dall'esterno non si vedrà. Ed ecco qui attaccato anche il pacco batterie, così non si vedrà nemmeno il pacco batterie. Ho abbellito anche con delle roselline che si trovano in negozio di belle arti per le bomboniere, per esempio. Queste roselline sono semplicemente incollate con la colla a caldo. E tra l'altro nasconderanno anche la parte di ingresso della resina all'interno della scatola. E come vedete, accendendo la nostra striscia di LED, si illuminerà completamente la nostra piastrella.
Ebbene, spero vi sia piaciuto questo tutorial, spero di essere arrivato giusto appunto a dove volevate voi, quindi sapere come funziona o come non funziona. Questo è stato il risultato, spero che con la camera si veda, ma è accesa in questo caso, sì, è accesa, spero si veda, non lo so, ma vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine, se siete rimasti fino alla fine, vi ringrazio ancora a tutti quelli che si sono iscritti al canale, siete veramente diventati tanti, mi fa molto piacere, soprattutto perché ho un pubblico dei fan che a cui interessa l'argomento, interessa creare, sapere cose. E non è sempre scontato, perché non è sempre scontato. Ma detto questo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se siete qui per la prima volta, continuate a seguirmi cliccando anche sulla campanella così sapete quando escono i video di questo qui che vedete, che ha un po' la faccia da pagliaccio, anche se mi verrebbe da dire qualcos'altro, ma vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi da Anime dal Mondo e da Alex è tutto. Ciao!